Volontariato informa. Notizie dal Centro Servizi per il Volontariato di Napoli. Buonasera dalla nostra redazione. Nasce l'Associazione dei giornalisti precari campani. Venerdì 26 febbraio alle ore 11 presso la libreria Ubic di via Benedetto Croce si terrà la prima iniziativa pubblica su libertà di stampa tra precariato e disinformazione. Durante l'evento sarà presentato il dossier sulle condizioni di lavoro dei giornalisti e saranno anticipati gli stralci del libro bianco sulla precarietà. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. Il prossimo 4 marzo esce il nuovo numero di Comunicare il Sociale, il periodico a cura del CSV Napoli in allegato al Corriere della Sera in Campania e in altre regioni del sud. Il tema della prossima uscita è l'immigrazione. Inchieste, approfondimenti, reportage e interviste eccellenti per capire dove sta andando il nostro paese tra paura e integrazione. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. Il CSV Napoli propone la candidatura delle associazioni interessate alla realizzazione di campi residenziali. I campi si terranno tra luglio e settembre per la durata di 7 giorni ciascuno. Destinatari del progetto sono i giovani dai 15 ai 18 anni che hanno partecipato al progetto Scuola e Volontariato e giovani dai 18 ai 24. Per candidarsi è necessario inviare la manifestazione di interesse in allegato. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. Sarà presentato il prossimo 26 febbraio 2010 alle ore 17 presso il CSV Napoli il nuovo libro di Rino Scotto De Gregorio, Pedro dei Record. Alla presentazione interverranno, oltre l'autore, il direttore del CSV Napoli Valeria Castaldo ed il giornalista Rai Gianfranco Coppola. Durante l'iniziativa sarà anche proiettato il film Tropa d'Elite. Il ricavato del libro andrà in favore dell'associazione Tantan Brasile per il recupero di minori a rischio del paese sudamericano. Per tutte le informazioni www.csvnapoli.it. L'appuntamento con l'informazione del volontariato torna venerdì alla stessa ora. Volontariato informa, una produzione di Radio CRC Targato Italia in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli.